dei piatti comfort durante la stagione invernale e oggi andremo a fare una vellutata di fagioli, cannellini e fave. Nella pentola metto l'olio all'alloro, è uno dei miei oli aromatizzati che uso spesso, e aggiungiamo anche l'alloro stesso. Ho messo anche la cipolla, lascio leggermente rosolare, quindi non soffriggere, e poi iniziamo a mettere giù le fave. Io ho usato le fave quelle congelate, però quando è tempo di fave si possono usare anche quelle fresche, quindi diventa una vellutata primaverile magari. Questa invece è una vellutata invernale, visto che le fave non erano a disposizione, quindi ho comprato quelle congelate. Subito dopo ho aggiunto i fagioli, potete scegliere o i borlotti o anche i cannellini. Poi abbiamo messo la passata di pomodoro, allungato con l'acqua e lasciato cuocere una quarantina di minuti. Quando il tutto è pronto, uso il frullatore di immersione e vado a creare una vellutata. Volendo potete anche lasciare così, Io con la vellutata, anche qui, come nelle minestre, spesso e volentieri aggiungo la pasta, cioè a me piace anche così, senza pasta, però Rick preferisce la pasta. In questo caso ho usato i ditalini rigati. Ed eccola qua dunque la mia vellutata di fave e fagioli. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticatevi di lasciarci un like. Grazie e al prossimo appuntamento!